presentato all'Urban Center il libro Ocean Drive, il mondo allo specchio. La casa editrice Chimeric e la Biblioteca Comunale di Siracusa lo scorso venerdì pomeriggio presso l'Urban Center, nell'ambito del progetto Siracusa che legge, hanno presentato il libro di Gianfranco Cammarata, Ocean Drive, il mondo allo specchio. All'incontro era presente l'autore, con le divagazioni musicali del quartetto Archimedeo e Carmelo Corso, le letture interpretative di Ciccio Magnano ed Emanuela Di Bella. Gianfranco Cammarata, autore del libro Ocean Drive, il mondo allo specchio, racconta come il mondo in cui abitiamo è pieno di vita. Gli uomini agiscono concretamente su di esso e talora ne determinano il destino. Da una parte le società americane ed europee, diverse tra loro certamente, ma nel complesso simili, entrambe abituate alle moderne tecnologie, ai comfort, alla bellezza della libertà. Dall'altra il popolo polinesiano, ancorato alla natura e alle tradizioni, al punto da creare una sorta di società idilliaca basata sulla semplicità e sulla spontaneità, senza gli artifici creati dall'uomo. Menzione a parte la merita il popolo africano, sul quale ci si sofferma particolarmente, dove le tradizioni si scontrano con i tabù, col desiderio mai realizzabile di migliorarsi, con la lotta per rivendicare se stessi e la propria dignità di essere umani, che sfocia nella difficile scelta di abbandonare il proprio habitat e cercare di costruire una vita migliore altrove. Non è facile affrontare questi argomenti e non è affatto semplice porre a confronto gli eccessi di vita e di non vita, con uno stile diretto, personaggi ben caratterizzati e destinati a incrociarsi tra loro, atmosfere descritte nei particolari. Gianfranco Cammarata lascia che presente e passato si contaminino a vicenda, vecchio e nuovo si scontrino per dare vita a un'opera importante dalla profonda morale. Ocean Drive è la famosa spiaggia di Miami. Mi serviva a parlare della ricchezza del mondo da contrapporre a quell'altra che dalla parte opposta dell'oceano invece diventa miseria, quella di Mogadiscio. Non a caso il sottotitolo Il mondo allo specchio. Non ne parla il libro, la realtà parla di contrasti, la realtà di questa nostra quotidianità è fatta di opposti estremi che non si toccano e che abbiamo il dovere morale, oltre che artistico, di illustrare.